con anche l'intelligenza di poter programmare e programmare bene, si può fare uno spettacolo gradevole, bello, divertente, entusiasmante, coinvolgente, che è durato 10 giorni consecutivi e siamo stati consecutivamente aggrappati a questa piazza, aggrappati a questo palco, e vedere questi spettacoli magnifici. Non soltanto nomi di spessore nell'arte e nel teatro, che comunque hanno calcato questo palcoscenico, ma anche giovani compagnie, compagnie anche innovative, se così possiamo dire, e questo festival serve anche a questo. Non è la 24esima edizione, probabilmente non ha l'importanza di altri festival, vuole essere anche veicolo per far conoscere il teatro delle giovani generazioni, quindi anche un festival di formazione, di futuro, di prospettiva. Su questo ringraziamo veramente di cuore Giacomo Zito, poi ci penserà Simone a fare i ringraziamenti, li do anche per gli altri. Quello che volevo dire, ecco, lanciare questa proposta, cosa c'è insieme a questo festival, il salto di qualità che ci stiamo aspettando come amministrazione, non tanto dal punto di vista artistico, perché la qualità è altissima, ma anche dal punto di vista organizzativo, perché ci rendiamo conto anche per un'amministrazione che non è una grandissima amministrazione, Bagni è una bella città, non è certamente Roma o altre grandi metropoli, è faticoso anche, ringrazio veramente di cuore anche, ci penserà ovviamente Simona, ma chi ha voluto collaborare. Noi vorremmo, ecco, fare di questo festival qualcosa di veramente di stabile, duraturo, e qualcosa che in qualche modo alimenti se stesso e sia virtuoso anche in questo. Quindi questo è l'obiettivo che ci siamo dati e che ci ha insegnato questa 24esima edizione. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grande soddisfazione mia ma di tutta l'amministrazione per questa 24esima edizione del Festival del Teatro Medievale Rinascimentale. È stata un'edizione bella, consistente, molto consistente, sia nella quantità di spettacoli messi in campo, sia logicamente nella qualità, quindi veramente una bella edizione. Ringrazio, mi sono fatta l'elenco perché non dimenticare nessuno, da principio gli uffici, in particolar modo l'ufficio cultura nella persona della dottoressa Natalia Pofi, che ha coordinato insieme anche all'ufficio tecnico e alla polizia locale il lavoro amministrativo. Ringrazio la Regione Lazio perché ci ha supportato con un contributo e il patrocinio, la provincia sempre ci ha supportato con il patrocinio, la Proloco che ha offerto assistenza e accoglienza agli artisti in questi giorni, le ragazze Anastasia e Martina che sono sempre state attente al pubblico, i volontari dell'Associazione Radio Soccorso Protezione Civile nella persona di Giordano Bruno, ma tutti i ragazzi volontari e i ragazzi della Sempre Fidelis che questa sera non sono presenti, ma altrettanto un grazie va a loro, della Sempre Fidelis Associazione Volontari Carabinieri nella persona del Stefano Meloni. Sono stati ragazzi impegnati durante l'estate nelle operazioni che sono state richieste, negli interventi richiesti per i tanti incendi che ci sono stati su questo territorio, e nonostante tutto la sera non solo del festival ma anche le sere degli altri eventi anagnini durante le festività patronali sono sempre stati presenti, un segno veramente di grande disponibilità e di grande altruismo, quindi veramente sollecito un altro applauso all'idea e al valore del volontariato. Ringrazio i fotografi Osvaldo Caperna, Massimo Iachetta, Giampiero Pacifico e Marco Bonomo, Vincenzo Caperna, che hanno reso indimenticabili queste serate e potrete gustare ancora le loro foto e i loro scatti. Ringrazio l'ufficio stampa locale nella persona di Daniela Pesoli e quello nazionale nella persona di Marta Volterra. Ringrazio Gaetano D'Onofrio per le precedenti presentazioni sempre puntuali, ringrazio e veramente tanto EventX nella persona di Simone Petitti, ma con tutti i ragazzi, Daniele e tutti gli altri ragazzi che sono stati infaticabili,
e soprattutto molto professionali, hanno reso queste serate veramente perfette dal punto di vista tecnico. Da ultimo e non per ultimo ringrazio chi ha reso possibile in questa maniera così accurata, così anche piena di passione e di grande professionalità, il maestro Giacomo Zito. Grazie a voi tutti, buona serata.